Ben ritrovati nei nostri studi per parlare della sagra del dolcetto e ne parliamo con le donne della Proloco. Benvenute. Buongiorno, grazie. Benvenute a voi. Rita, si parte con una cena a buffet. Sì. Dici qualcosa di più. Ok, allora la cena a buffet è la cena del dolcetto comunque. Scegli, paghi e mangi. Quindi cosa vuol dire? Che le persone sono libere di venire, scegliere quello che c'è nel menù e poi mangiare e divertirsi, perché ci sarà anche l'orchestra acquamarina, quindi si balla anche. È una cena però a prenotazione? Sarebbe bene e consigliabile una prenotazione. Io penso che tutti possano dare un colpo di telefono, su tutte le locandine che abbiamo messo c'è un numero, quindi è gradita la prenotazione. Anche magari per conoscere le prelibatezze del menù in anticipo. Certo, senz'altro. E poi si balla con acquamarina. Sì. Si prosegue la domenica, che è il clou della sagra, con dici tu. Allora, domenica 24 ci sarà sotto gli antichi portici e in piazza Umberto I l'apertura di questa 32esima sagra, dove ci saranno dalle ore 9 esposizione e vendita di dolci tipici piemontesi, salumi, formaggi canevesani e piemontesi naturalmente, e poi ci saranno le nostre cantine con i vini del territorio. Alle ore 12 ci saranno in Piazza Castello a pranzo con le Proloco. Abbiamo alcune Proloco del territorio che daranno l'opportunità di far assaggiare i loro prodotti tipici. Ora, se mi permetti, elencherei le Proloco presenti. Volevo giusto chiederlo. Perfetto. Allora, abbiamo la Proloco di Bairo con lo zabaglione, quella di Brandizzo con il fritto misto, la Proloco di Cuceglio con la frittura dolce e il tonnino con speck, Fiorano con i tagliarin con il sugo di salamella canavesana e in più offrono anche il bunette. Poi Rivarolo, la Proloco di Rivarolo con polenta e spezzatino, la Proloco di Rueglio con le mariasse, la Proloco di Samone con le tipiche frittelle di mele, Trausella con la zuppa di erbe della Val Chiusella e poi c'è la Proloco di Allier con gli antipasti tipici piemontesi. Avremo i tomini, avremo i peperoni in bagna cauda e il vitello tonnato. Mi è venuta la cuorina. Ti aspettiamo. Certamente ci sarò. E questo la domenica, ma c'è un'altra cosa, sì? Le fisarmoniche. Certo, al pomeriggio dalle ore 14 ci sarà un raduno di fisarmoniche. Cosa dovrò dire? Che questo raduno di fisarmoniche, invitiamo tutti i fisarmonicisti a partecipare. Quindi chi ha interesse a venire a farci due suonate, può venire tranquillamente, noi li accettiamo a cuore aperto. Sarà presente il maestro Cinzia Tarditi con la scuola Accordeon Classique, che cercherà di mettere insieme un po' tutti e alla fine, se riusciamo, faremo un piccolo concerto. Ah, bellissimo, quindi i musicisti... Sì, sì, sì. E sarà anche presente il duo Parole e Musica di Gianni Ceretto ed Elvira, quindi vedi, è tutto un insieme. E in più, non solo raduno di fisarmoniche, ma ci sarà anche un'esposizione di fisarmoniche, sì, della prestigiosa ditta Verdi di Legni. Questo lo devo dire, se mi permetti, ma ci mancherebbe, ce le concede, quindi niente, Verdi fisarmoniche di Maurizio Camoletto. E questo quindi la domenica. E in più, posso ancora aggiungere qualcosa? Ci sarà da corollario a tutto questo, ma sin dal mattino, le esposizioni di piccoli trattorini Same. Cosa sono i trattorini Same? Sono dei piccoli trattori che portavano, diciamo così, nelle fornaci i mattoni a ricuocere. Quindi questo dagli anni 40 agli anni 70. E questi, lui ha una collezione, è un nostro associato della Proloco, si chiama Bertola Giuliano, e sarà presente con noi proprio per far vedere questi trattorini. Lui è un collezionista e io spero che i bambini, che lo so che sono innamorato di questi trattorini, certo, siano tanti per poterli ammirare. Bellissimo, una giornata intensa che unisce un po' tutto tra... Certo, ma c'è ancora una cosa, c'è ancora in Piazza Castello, sì, la mitica Topolino.
perché Giuliano ha anche una bella Topolino che all'ingresso della piazza sarà il benvenuto, la via Topolino. C'è ancora qualcos'altro? No, faccio io. Passo al lunedì allora. Allora. Bene, allora lunedì invece faremo una passeggiata enogastronomica nei luoghi appunto del nostro luogo. Sono 7 chilometri facili, soprattutto adatti a famiglie e anche ai nostri amici pelosi, perché comunque avremo anche il piacere magari di avere i nostri animali al seguito. È una passeggiata enogastronomica fatta in tappe. Inizialmente partiremo da Piazza Castello, dove ci sarà anche il ritrovo alle 9:30, e verrà offerta, appunto, come prima tappa, la colazione. Dopodiché ci avvieremo verso il santuario dei Tranciuchè, dove ci sarà l'aperitivo, a cura appunto dell'associazione Tranciuchè. Dopodiché proseguiremo verso il laghetto del Meletto, quello dove appunto il nostro poeta Guido Gozzano amava scrivere le proprie poesie, e sempre a cura dell'associazione Tranciuchè ci sarà il primo piatto. Adesso non sappiamo come la chiameremo, ma sarà, penso, un primo alla Gozzano, così ci hanno detto, perché non hanno... Poi ovviamente avremo la seconda tappa, del primo, verso il lago della Gergola. Per arrivare al lago della Gergola faremo un pezzettino in mezzo alle nostre vigne, ovviamente, e poi a cura dell'associazione appunto Alladium Pescatori, correggimi se sbaglio, verrà appunto data la polenta con la salsiccia. Dopodiché proseguiremo lungo le mura del castello per tornare poi sempre in Piazza Castello con la merenda, il dolce, il nostro appunto dottorcetto tipico alladiese. Tutto questo ricordando che durante le varie tappe si potrà assaggiare anche il vino, quindi a ogni tappa ci sarà un vino diverso, così. Bella, un'altra bella novità di questa edizione. Direi che anche per questo è gradita la prenotazione, è consigliabile, perché comunque per una questione proprio di organizzazione. Certo, sì. E mi pare di, in caso di maltempo, perché purtroppo il tempo non lo possiamo appunto decidere, la sposteremo probabilmente la settimana successiva. In caso proprio di pioggia, Veronica? Certo. Diversamente verrà fatta. Io posso ancora aggiungere una cosa? Certo. Vorrei ringraziare sia i ragazzi, l'associazione di Tranciuchè, che è guidata da 3 ragazzi e tutto un corollario di ragazzi che si danno da fare, e ringraziare Mattia, che è il nostro, diciamo così, promotore di questa cosa, ringraziare la pesca sportiva Alladium, che sono quelli che gestiscono il laghetto della Gerba, ringraziare tutti noi, perché stiamo facendo una fatica enorme per il dopo Covid, ringraziare tutti quelli che credono in questa manifestazione e ringraziare l'amministrazione comunale che come sempre ci appoggia. Ringraziamo il nostro sindaco e non solo, perché il salone viene offerto da loro, collaborano con noi, ci danno aiuto in tutte le maniere, quindi ringraziamo tutti, in particolare però appunto un grazie particolare all'amministrazione comunale di Allier. Volevo concludere, se ti permetti, con la tipica frase del Gozzano: più bel piacere non c'è che andare da lì, Quindi vi aspettiamo 23, 24, 25 aprile ad Allier per la Sagra del Torcetto, 32esima edizione. Ciao!